Buonasera dal TG6. In apertura l'omicidio di Italo De Lisa, perché è programmato per domani mattina l'incidente probatorio. Al vaglio ci saranno telefonini e anche strumenti informatici della vittima e dell'assassino. Ci dice tutto Andrea Costantini. Si terrà domattina l'incidente probatorio per la vicenda dell'omicidio del 22enne di Vasto, Italo De Lisa, freddato da colpi di arma da fuoco nel pomeriggio dello scorso 1 febbraio e per il quale è indagato il 34enne Fabio Di Lello, rinchiuso in isolamento nel carcere di Torre Sinello a Vasto. L'appuntamento è fissato per le ore 10 a Pescara, presso lo studio dell'ingegnere Domenico D'Orazio, il consulente della Procura di Vasto, laddove si svolgerà l'accertamento tecnico irripetibile sui cellulari, tablet e in generale strumenti informatici dell'indagato e della vittima. La procura tenterà dunque di cristallizzare le prove. L'esame servirà agli inquirenti per ricostruire le dinamiche immediatamente antecedenti il delitto, per capire, tra le altre cose, se qualcuno aveva avvertito lo stesso Fabio Di Lello della presenza in via Perth quel pomeriggio di Italo De Lisa, ovvero il giovane che lo scorso luglio aveva investito e ucciso la moglie di Di Lello, Roberta Smargiassi. Con il consulente della procura ci saranno anche quelli di parte dell'indagato e della famiglia della vittima. Non ci saranno i rispettivi avvocati. Verranno notate le chiamate fatte negli ultimi giorni, gli sms scambiati, messaggi inviati tramite social network alla ricerca di elementi che possano essere utili alle indagini. E mentre l'inchiesta sul delitto va avanti ed entra nel vivo, resta il dolore immane nel quale sono state catapultate le due famiglie. I genitori di Italo De Lisa rivendicano d'ora in poi la necessità di vivere questo dolore nel pieno della loro riservatezza, lontani dai riflettori e dal clamore mediatico, e provano a stemperare il clima. Non odio nessuno e non proviamo rancore, chiediamo solo di restare tranquilli e rispetto per la morte di nostro figlio, ha dichiarato Angelo, il papà della vittima. Ieri mattina invece, per la prima volta da quando è in cella, i genitori di Fabio Di Lello, papà Roberto e mamma Lina, hanno incontrato il figlio, evento preparato dai legali dell'indagato Giovanni Cerella e Pierpaolo Andreoni e autorizzato dal GIP Caterina Salusti, un momento toccante nel quale il giovane, alla vista dei genitori, è scoppiato in lacrime per poi tornare in quel silenzio nel quale si è rifugiato dopo il delitto e dal quale gli stessi legali provano a ridestarlo, per ora vanamente. Proseguono le indagini della Digos per identificare gli autori dell'atto intimidatorio nei confronti del presidente della Pescara Calcio, Daniele Sebastiani. Nel frattempo arriva anche la solidarietà da parte del mondo dell'imprenditoria. Vediamo. Proseguono le indagini della Digos della Questura di Pescara per cercare di identificare i responsabili dell'atto incendiario commesso due notti fa ai danni delle due autovetture del patron biancazzurro Daniele Sebastiani. Le immagini delle telecamere mostrerebbero qualcosa di interessante su cui si stanno facendo approfondimenti. Intanto, oltre al mondo dello sport, anche l'imprenditoria cittadina manifesta vicinanza al presidente della società biancazzurra. Quello che è successo ci ha colpito tutti, perché certe manifestazioni, mi permetto di definirle così, non fanno parte della cultura della nostra città. Lascia perplessi un attentato incendiario con delle conseguenze che ci potevano essere estremamente gravi. Lasciano estremamente perplessi perché nella nostra città sì, sono successi fatti eclatanti, ma questi accadimenti che ricordano alcuni fenomeni in particolare del sud Italia, mi dispiace dirlo ma è così, da noi non si erano mai visti. Per cui devo dire la verità, al di là dell'immagine della città, e ha detto bene Daniele Sebastiani, qui lasciamo perdere la Pescara Calcio, l'immagine della città che ne esce male. Pescara è sempre stata una città estremamente accogliente, per cui questo, quello che è accaduto lascia molto molto perplessi, e io mi auguro che quanto prima le forze dell'ordine mettano le mani addosso a questi delinquenti e li portino nelle patrie galere, perché è veramente grave quello che è accaduto. Il calcio è diventato un fenomeno globale, stiamo vedendo le cifre che vanno in giro, comprendiamo che forse il fenomeno va un attimino anche un po' arginato, perché le cifre stanno diventando assurde. Il punto qual è? Un imprenditore come Sebastiani, che 7 anni fa rilevò una società di fatto fallita, oggi aver avuto successo, perché è innegabile che lui sia arrivato due volte in Serie A, ma la Serie A, come sempre ci siamo detti purtroppo, è un campionato completamente diverso, dove le cifre che le dicevo, quella dilatazione delle cifre porta per le piccole società come la nostra una gravissima difficoltà per essere competitivi.
E a parlare oggi sempre su questo atto intimidatorio è anche l'ex amministratore delegato della Pescara Calcio Danilo Iannascoli, che in una nota dice: non credo che questo attentato sia maturato nell'ambiente del calcio. Certo è vero che purtroppo queste cose fanno parte di questo mondo, anche se naturalmente non dovrebbero, ma arrivare fino a questo punto mi sembra davvero molto strano. Danilo Iannascoli, il giorno dopo l'attentato incendiario che ha colpito il presidente della società Daniele Sebastiani, tiene a ribadire la piena solidarietà a Daniele Sebastiani e alla sua famiglia per l'inqualificabile gesto di cui sono stati vittime. In merito poi ad alcune dichiarazioni comparse sugli organi di stampa attribuite allo stesso Sebastiani, Iannascoli ha dichiarato: non capisco come sia possibile accostare la mia figura a quanto accaduto, è chiaro che i miei legali stanno valutando quanto è stato dichiarato e pubblicato in queste ore. Sulle quote della società, come è apparso sulla stampa, dice: le cifre di cui si è parlato non sono vere, sono uscite fuori ad arte, io non ho mai ricevuto alcuna offerta per le mie quote da Sebastiani e men che meno ho ricevuto un'offerta da 7 milioni di euro con lui. Direttamente non parlo da un anno e mezzo, ma i miei consulenti hanno parlato con i suoi formulando un'offerta nel dicembre scorso che evidentemente non è stata ritenuta congrua e non ha ricevuto risposta. Cambiamo argomento, parliamo del fiume Pescara, si aprono nuovi scenari per quanto riguarda il problema dell'esondazione. A renderli noti è il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari. Vediamo. Consigliere Pettinari, si parla oggi di fiume Pescara, di questo progetto per la costruzione di vasche di laminazione per combattere l'esondazione del fiume Pescara, un progetto che voi criticate, ma c'è anche dell'altro. È un progetto faraonico che costerà alle casse pubbliche 54 milioni di euro. Sono vasche di laminazione, grandi colate di cemento, approvate da Regione Abruzzo appunto, che andrebbero realizzate sui territori di Cepagatti, Rosciano, Manoppello e Chieti. Noi ci siamo opposti fin dall'inizio a queste grandi colate di cemento e abbiamo fatto una proposta alternativa, proposta di tanti laghetti naturali che avrebbero risolto veramente il problema. Oggi arriva il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che praticamente dà ragione al Movimento 5 Stelle, ma noi non vorremmo avere ragione. Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'adunanza del 27 gennaio 2017 dice che questo progetto non sembra risolvere i grandi problemi dell'allagamento della città di Pescara e quindi l'esondazione del fiume Pescara. Questo è un parere a mio avviso molto importante al quale l'amministrazione regionale dovrebbe attenersi, perché sono in ballo 54 milioni di euro dei cittadini. Non vorremmo che dopo aver speso 54 milioni di euro dei cittadini ci accorgiamo che in effetti ha ragione il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel dire che questo progetto non risolverà i problemi. E quindi noi per l'ennesima volta siamo qui a dire: fermiamoci, basta. Abbiamo presentato un'interrogazione al Presidente della Regione Abruzzo per fermare, scongiurare la realizzazione di quest'opera e sposare il progetto alternativo naturale, possiamo dire, del Movimento 5 Stelle. E dopo il maltempo ora l'allarme è quello per il rischio frane. Ad essere colpita oggi è l'area Vestina, in particolare nell'area di Santa Maria di Villa Celiera. Vediamo. Dopo la neve e il terremoto, adesso sono le frane a non dare tregua al comune di Villa Celiera. Già duramente colpita anni fa dalle frane che aveva investito Contrada Vagnola, ora a preoccupare è la frana di Contrada Santa Maria, un versante franoso di circa 500 metri che interessa 5 abitazioni ed ha portato già lo sgomero di una famiglia. Sul posto i vigili del fuoco, la protezione civile 9 di Villa Celiera e l'assessore regionale Mario Mazzocca, che fa il punto della situazione su Villa Celiera e sulle frane che stanno interessando l'intero Abruzzo. In diverse zone della regione questi fenomeni sono fisiologici alla luce delle avversità meteo patite e quindi anche preannunciati. Mi riferisco alla zona Vestina in particolar modo e alla zona, tutta la fascia pedemontana del Gran Sasso, Pescarese e Teramano, anche nella Valle del Fino. La situazione geomorfologica dei siti è costituita massimamente da argilla e limi di quel tipo. Agevola la con presenza di il verificarsi di questi fenomeni così importanti come questa frana così imponente della frazione di Santa Maria a Villa Celiera, così come anche in altre zone d'Abruzzo, mi riferisco all'Alto Vastese, al versante orientale della Maiella,
in cui si stanno già verificando. E questa mattina a Chieti si è svolta l'assemblea regionale della CGIL, nel corso della quale è stata presentata un'iniziativa referendaria intitolata Libera il lavoro con due sì. Paolo Renzetti. Libera il lavoro con due sì, oggi a Chieti c'è questa assemblea della CGIL, si parla di referendum e anche di voucher. Sono due quesiti di straordinaria importanza. Voucher e appalti sono la forma estrema di un processo di precarizzazione che ha colpito l'intero mondo del lavoro. Quindi abrogare quelle norme che impediscono la responsabilità solidale negli appalti e abrogare i voucher è un fatto di civiltà e di libertà per il lavoro. L'esplosione dei voucher dimostra che oramai i voucher sono applicati dappertutto, nell'edilizia, nell'industria, nella pubblica amministrazione, nelle università, nei servizi. Non è vero che riguardano solo qualche lavoretto occasionale. E d'altra parte negli appalti quello che succede è del tutto evidente. Tante imprese scompaiono letteralmente nella catena dei subappalti e della subfornitura, colpendo lavoratori e lavoratrici che a quel punto si trovano senza lavoro, senza reddito e senza diritti. Quindi è importante dire sì a questi due quesiti referendari proposti dalla CGIL perché, ripeto, è una battaglia di libertà e di civiltà. Aggiungo che noi avevamo proposto un terzo quesito, quello sui licenziamenti illegittimi. La Corte non ha ammesso questo quesito. Noi riteniamo che quel quesito fosse del tutto legittimo, ma nonostante che non ci sarà sulla scheda, noi durante questa campagna continueremo a parlare di licenziamenti illegittimi contro delle norme mostruose che danno la possibilità all'impresa di licenziare in qualsiasi momento il lavoratore, magari da poco assunto. Quindi continueremo a farlo, anche perché insieme ai referendum noi abbiamo proposto una carta dei diritti universali per i lavoratori che ridisegna il diritto del lavoro. Castel Castagna, Prati di Tivo, Intermesoli, Pietracamela, continua il nostro viaggio all'interno dell'entroterra teramano dopo l'emergenza maltempo. Tania Bonici Castelli. Continua il nostro viaggio nei paesi dell'entroterra teramano, un territorio piegato dall'eccezionale ondata di maltempo e dal terremoto. Distruzione, desertificazione ed economia azzerata, tre elementi che descrivono perfettamente queste realtà. A Castel Castagna, dove esiste, anzi esisteva, la storica e florida azienda dei salumieri di Castel Castagna, si stimano almeno 2.000 maiali morti sotto il crollo di 11 stalle. Tutto da ricostruire, il conto è pesante, almeno 10 milioni di danni. Saliamo poi ad Intermesoli. Un paese fantasma, non si sente una voce e sono le 10 del mattino. Fili del telefono spezzati e penzolanti, la chiesa della piazza visibilmente lesionata. Saliamo ancora, attraversiamo Pietracamela per raggiungere Prati di Tivo, ma siamo costretti a fermarci. Non possiamo proseguire perché la strada è transennata. Dal 21 gennaio, con ordinanza del sindaco Michele Petraccia, sindaco di Pietracamela, la stazione sciistica di Prati di Tivo è stata interdetta a chiunque, non si sale più. Il rischio valanghe sarà sicuramente riconsiderato nei prossimi giorni, ma ormai la stagione sciistica è terminata. Un momento tragico, stava dicendo, ma questi aquilotti ai Prati di Tivo quando torneranno a volare? Volano, ma torneremo a volare. C'è stata una congiuntura negativa perché il maltempo, che è una normalità, però sopraggiunto nel giro di poco tempo, due giorni, quasi in paese 2,80, 3 metri di neve, 4 scosse forti in mattinata, è stato veramente tragico. Mancata la manutenzione, secondo lei, di questa montagna? La manutenzione manca da anni, perché sì, il parco è venuto a proteggere cosa? A togliere la fruizione della montagna al montanaro. E se ai Prati di Tivo è vietato salire, torniamo indietro e ci fermiamo al centro di Pietracamela, uno dei borghi più belli d'Italia. Gli ultimi imprenditori a resistere sono i Montauti, una famiglia che per tre generazioni ha investito in questi luoghi, in alberghi, ristoranti, ritrovi e in un parco avventura ai piedi del Gran Sasso, ma che ora non vede più un futuro. Incommensurabile il senso di abbandono da parte delle istituzioni e della politica. Linda, lei è un'imprenditrice, ha investito tutto, ha investito la sua vita qui in questo territorio, in queste zone. Adesso che bilancio fa? Il bilancio è negativo, è sinceramente deprimente, perché oltre ad aver investito la mia vita, prima della mia vita c'era quella dei miei genitori, tutti i loro sacrifici, di generazioni, di persone che hanno lavorato tanto e hanno creduto in questo territorio, hanno creduto
creduto, e questa è la grande disillusione, aver creduto una cosa che poi non si è rivelata tale. Quando uno mi viene a dire la montagna, se non fate qualcosa, noi non possiamo fare, noi siamo la parte privata, noi abbiamo già fatto alberghi, investimenti, cerchiamo di mantenere strutture, è la parte politica che non ci segue più, ma perché c'è un bacino di voti ma irrisorio, noi siamo 35 persone a Pietracamela, ma di queste 35 persone non nessuno ha tanto. Pure vogliamo dire che questa montagna è tra le più belle d'Europa. La bellezza non paga, io lo continuo a ripetere, sono posti bellissimi in tutto il mondo, non possiamo continuare a pensare che la bellezza del Gran Sasso salverà il Gran Sasso, facciamola finita, ci vuole una politica economica di marketing, qua ci vuole un... come ti posso dire, un imprenditore, un manager che possa rilanciare a livello proprio manageriale, con operazioni mirate, studiate, il Gran Sasso. Il Parco Gran Sasso? Il Parco Gran Sasso non esiste. Il Parco Gran Sasso non esiste, esiste sulla carta. La sopportazione di questa gente di montagna è allo stremo. Passi per essere stati senza energia elettrica 9 giorni, passi per non avere ancora linee telefoniche riattivate dal 18 gennaio. Ma una strada decente che li colleghi al mondo la pretendono come un giusto diritto. E quando a Pietracamela arriva il postino, nonostante tutto, diventa una festa. Ma tra tante immagini negative, se volessimo ricordarne una positiva di questa ondata di maltempo, qual è? È stato che abbiamo avuto un grande conforto e aiuto a tutto campo da parte della Svizzera, del Trentino, con mezzi potentissimi, con i bruchi, con le turbine, con i mezzi più piccoli. E poi alla fine tutto finito, il lavoro, eccetera, questi bei giovanotti, bellissime persone, gentili, eccetera, hanno messo tutti insieme, tutti i gruppi, i mezzi, i bruchi, le turbine, le ruspe, le cose, hanno messo tutto insieme, hanno acceso tutte le sirene. Ci siamo abbracciati, abbiamo pianto e sono andati via. Nuova visita delle Iene nel comprensorio teramano dopo quella avvenuta ieri con il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi. Oggi la visita è stata a Giulianova, al sindaco Mastromauro. La troupe delle Iene si è recata questa mattina in comune a Giulianova per intervistare il sindaco Francesco Mastromauro per un servizio dedicato alla vulnerabilità sismica delle scuole, che ha pure coinvolto altri sindaci dell'Ascolano e del Teramano. Quasi 15 minuti di riprese con l'inviata Nadia Toffa, che ha sottolineato come il sindaco di Giulianova sia stato uno dei pochi in Abruzzo ad aver fatto effettuare rilevamenti di vulnerabilità sismica sulla quasi totalità dei plessi scolastici cittadini, elogiandolo per l'attenzione riservata alla sicurezza degli studenti. Qualche complimento lo facciamo, non sempre le Iene sono cattive, ha postillato a fine servizio Nadia Toffa. Lions Club, sezione di Teramo, scende in campo con un'iniziativa dedicata alla tutela del centro storico di Teramo. Vediamo. Spesso gli eventi sismici possono essere trasformati in opportunità di rilancio di una città antica come Teramo. L'importante è puntare sul centro storico attraverso la conservazione e il restauro dei beni culturali. È il messaggio che il Lions Club Teramo, insieme all'Ordine Teramano degli Architetti, intende lanciare agli amministratori locali. Se ne parlerà in un dibattito sabato prossimo alle 15.30 all'Hotel Abruzzi. È vero che la sicurezza è importante, ma non deve andare in secondo piano il recupero e la conservazione di quello che è il nostro patrimonio storico, che poi è la nostra ricchezza. Eliminare le scuole dal contesto urbano e dal centro storico vorrebbe dire impoverire ancora di più questa città e contribuire allo spopolamento. Il Lions di Teramo è sempre più impegnato in questo progetto di recupero del centro storico. Sì, noi eravamo partiti quest'anno come programma La legalità per lo sviluppo, ma dopo gli eventi che ci sono stati, al terremoto e dei problemi climatici, ci siamo chiaramente impegnati a operare in questo settore dei problemi del sisma e soprattutto del dopo sisma, della ricostruzione, della possibilità di
recuperare i centri storici, ma soprattutto di utilizzarli. Non basta creare dei contenitori che rimangono vuoti, ma dobbiamo ridar vita ai centri storici, anche quelli dei piccoli borghi, anche quelli delle altre cittadine, non solo di Teramo. Intanto questa mattina a Teramo, nella centrale via di Paolo Antonio, è crollato un antico muro di mattoni e pietra che costeggiava l'ex campetto UTAP. È sempre più necessario dunque mettere in sicurezza il centro storico di questa città, senza però decentrare troppo i servizi, altrimenti, come sostiene anche il Lions di Teramo, il tessuto cittadino ne morirebbe. Apriamo la pagina dello sport. Sono ripresi ieri mattina gli allenamenti per il Pescara. In preparazione c'è la gara contro il Torino e ieri a presenziare agli allenamenti il presidente Sebastiani a poche ore dall'atto intimidatorio. Vediamo. Come reagirà il gruppo al clima di eccezionale tensione venutosi a creare in città dopo gli ultimi accadimenti? È la domanda che attende risposta domenica prossima quando il Pescara scenderà in campo allo stadio olimpico Grande Torino contro la formazione Granata, allenata da Siniša Mihajlović. Ieri intanto un segnale lo ha in qualche modo lanciato lo stesso presidente Daniele Sebastiani, il quale a poche ore dall'azione intimidatoria subita ha comunque presenziato alla seduta di allenamento la prima settimanale. Un po' come dire che nonostante tutto c'è la volontà del numero uno del Delfino di restare in prima linea, rassicurando i giocatori che possono e debbono restare concentrati sull'obiettivo del match. Eventi del genere, dopo tutto, possono ricompattare un ambiente lacerato dai risultati negativi dall'ultima disfatta con la Lazio e contro il Toro è lecito attendersi una prova d'orgoglio. Nel corso della settimana si capirà se ci sono possibilità di vedere in campo l'ex Cesare Bovo, che aspetta ancora di debuttare in biancazzurro. È rientrato in gruppo coda e quindi il tecnico Odo può pensare di nuovo ad una difesa a tre che può in parte compensare gli evidenti limiti nella fase difensiva che si sono riproposti nell'ultima gara. Da valutare anche se il francese Bajbek supererà l'affaticamento muscolare di cui è stato vittima nelle ore antecedenti la gara con la Lazio. Quasi certamente darà ancora forfè Alberto Gilardino. Per tutta la settimana i tesserati del Delfino non rilasceranno dichiarazioni. Isolarsi dalle polemiche è la strada scelta per ritrovare un po' di serenità in vista dei prossimi impegni. Sul fronte Torino mancheranno a centrocampo Valdifiori e Baselli. Al posto dell'ex empolese Mihajlović è pronto a lanciare in regia il serbo Saša Lukić. Per Baselli la principale alternativa sembra essere il ghanese Aqua, che potrebbe essere buttato nella mischia a pochi giorni dal rientro dalla Coppa d'Africa. Ed ora la Coppa Italia, un'eliminazione amara ai calci di rigore per il Teramo, a sbagliare sul dischetto Amadio e Ilari. Jacopo Forcella. La Coppa Italia per il Teramo rimane un miraggio. Ad andare in semifinale contro la vincente dello scontro Matera-Taranto e l'Ancona, a cui servono i calci di rigore per passare il turno e gli errori dal dischetto di Amadio e Ilari. E dire che nel complesso, nel freddo pomeriggio del Bonolis, si è visto un mondiavolo. Narciso deve darsi da fare per evitare che il colpo di testa di Imparato non si trasformi in una beffarda autorete. Ma piano piano il Teramo perde le misure e l'Ancona è brava ad approfittarne, soprattutto nelle ripartenze, e quella 28esimo è davvero micidiale. Costruita sull'asse Paolucci Fredieri e l'ex aquilano ad involarsi verso la porta del Teramo e a scaricare il pallone del vantaggio dorico con la leggera complicità di Narciso. La squadra di Brini, trovata il vantaggio, potrebbe calare il bis mortifero, ma Gelonese manca la porta sotto misura dopo una corta respinta della difesa di casa. Nell'intervallo entra Ilari per Petrella, il diavolo ne trae maggior beneficio, soprattutto perché cambia e si mette 4-3-1-2. Proprio l'ex Sant'Arcangelo è pericoloso in apertura di tempo con la girata Mancina che manca la porta, ma dopo 3 minuti sale in cattedra Marco Sansovini. La sventagliata di Sales pesca l'attaccante che mette giù di destro e col sinistro fulmina Anacoura per la rete della parità teramana. Paroni di casa che giocano meglio degli avversari. Zauli inserisce Baccolo per uno spento Carraro, ma è ancora Ilari a farsi vedere in area avversaria con una mano galeotta che costa al centrocampista il cartellino giallo. È sempre Sansovini però a deliziare il poco infreddolito pubblico del Bonolis, con una replica quasi perfetta della rete siglata qualche minuto prima. Stavolta il lob bacia l'incrocio dei pali e diventa assist perfetto per Tempesti, affrontato in maniera dubbia da Ricci. Brini toglie Zampa e Frediani per Aghiei e Mancini, ma è sempre il Teramo a premere sull'acceleratore con Ilari, potente ma centrale, e Tempesti che non arriva sul traversone deviato di Imparato. L'ultima occasione per evitare i supplementari al 95esimo c'è la Baccolo, murato dalla difesa dorica e quando è già in posizione di sparo. Nessuna emozione nell'appendice dei supplementari, squadre stanche che non si danno l'anima per cercare il gol che consegnerebbe il lascia passare per il penultimo atto. E così la lotteria dei rigori premia l'Ancona che è infallibile dal dischetto, a segno Bariti, Mancini, Aghiei col brivido,
e Momentè, mentre il Diavolo, dopo i centri di Caidi e di Paolo Antonio, sbaglia con Amadio, parato e Ilari, pallone alto. In semifinale dunque Vallancona, mentre per il Teramo rimane il campionato e lunedì sera c'è la gara da non fallire contro il Fano. Mister, la fortuna non sorride al Teramo anche quando meriterebbe di vincere, si può dire? Sì, come domenica scorsa, perché tra le due squadre avrebbe secondo me meritato di più il Teramo, oggi senza nessun dubbio, e quindi dispiace da morire, ma dispiace per i ragazzi, perché entrano nei spogliatoi sempre con la testa bassa, anche quando non lo meriterebbero, e quindi la vittoria di oggi, oltre a coltivare un piccolo sogno, perché insomma quest'anno la Coppa Italia ha un valore importante, uscire in maniera immeritata in un momento dove la squadra assolutamente vuole andare a ottenere i tre punti importantissimi, perché questa squadra ha qualità e gli servirebbe veramente un sorriso dopo le partite per quello che fa. Mister, immagino che un passaggio del turno in Coppa Italia, soprattutto quando si tratta di semifinale, faccia sempre piacere. Sì, ci tenevano i ragazzi e credo che l'abbiano anche dimostrato per l'impegno che hanno messo. Sicuramente non era facile, perché venivamo da una sconfitta sicuramente immeritata sul campo del Venezia, e oggi forse c'è stata anche un pochettino di voglia in più in questa competizione. D'altronde sei in semifinale, eravamo nei quarti sia noi che il Teramo, perciò era giusto provarci sia loro che noi. E ora la Serie D, un pomeriggio amaro per il Pineto nella 20ª giornata di campionato, nel recupero che perde con l'Agnonese per 3-0. Dopo sei risultati utili consecutivi cade il Pineto, che ad Agnone cede all'Olimpia per 3-0, complice la giornata no di tutta la squadra, ma in particolare del portiere Mazzocchetti, che vede cadere la sua imbattibilità dopo una serie di partite da assoluto protagonista. Amaolo cambia 4 undicesimi della squadra vista con la Jesina, rinnovato l'attacco con Ganci e Cercelluti, dentro anche Proietti e Malocu, in panchina Cacciatore, Emili, Palumbo e Assogna. Nell'Agnonese l'ex leccese Rullo guida la difesa, Margarita l'attacco affiancato da Guida. La compagine molisana subito pige sull'acceleratore, è ricamato prima e Margherita poi da calcio piazzato saggiano i riflessi di Mazzocchetti, che in entrambi i casi si salva in corner. Al quarto d'ora si fa vedere il Pineto con Cercelluti, che conclude alto dopo aver rubato palla a Rullo. Al 20° il risultato si sblocca, Mazzocchetti non trattiene il tiro di Di Lollo e poi va al contrasto con Margherita. Per il direttore di gara c'è il fallo dell'estremo pinetese e dunque calcio di rigore che lo stesso Margherita trasforma, fermando a 578 minuti l'imbattibilità dello stesso Mazzocchetti, che continua ad avere ancora problemi nelle prese, e addirittura al 36° la giornata del portiere si fa nerissima quando col pugno devia nella propria porta il corner di Guerra per il 2-0. A questo punto il Pineto ha un doppio sussulto, prima col colpo di testa di Pisani, quindi con il contropiede di Ganci dopo uno svarione di Rullo, ma l'11 Adriatico non riesce ad accorciare le distanze prima dell'intervallo. 2-0 dunque al riposo. Nei primi minuti della ripresa il tecnico Amaolo cambia l'attacco con l'inserimento di Cacciatore e Palumbo per Ganci ed Esposito, ma i padroni di casa controllano e sfiorano il tris con Margherita. Mazzocchetti dice no. La gara del Pineto si chiude in sostanza tra il 32° e il 34°. Palumbo spreca l'azione personale di Cercelluti, prima liscia e poi prende il palo, quindi Fiumara a terra Margherita e rimedia il secondo giallo. Pineto in 10 uomini è colpito per la terza volta da Guida nel finale. L'attaccante è lesto nel tap-in dopo la respinta di Mazzocchetti sul tiro cross di Page. L'Agnonese di Del Grosso torna a vincere al Civitella a distanza di quasi 2 mesi. Per il Pineto la necessità di cancellare il pomeriggio molisano per cercare il riscatto domenica prossima sul campo della San Maurese. La prestazione al di sotto delle aspettative, sapevamo che era una partita difficile perché Agnone è un campo difficilissimo, dovevamo avere un'altra interpretazione della gara, purtroppo non l'abbiamo avuta e quindi il risultato è forse un po' troppo pesante, perché noi un paio di situazioni clamorose le abbiamo avute anche per riaprire la partita sul 2-0 a tu per tu col portiere, e forse se avessimo segnato magari la partita poteva cambiare, oppure potevamo sperare fino alla fine, invece è stata una giornata no in tutti i sensi.
Poi i ragazzi hanno fatto la differenza in campo con gli obiettivi che gli ho sempre detto, che la prima cosa è la salvezza. Prima arriviamo alla salvezza e più ci possiamo divertire. Lagnone, quando vuole e scende in campo determinato, può fare risultati con tutti. Contro una grande squadra, è vero, il Pineto veniva da sei partite senza aver preso gol, addirittura ha vinto fuori casa bene. Diciamo che mi aspettavo un Pineto pimpante, diciamo, non all'arrembaggio perché conosco bene l'allenatore, però sono soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi. Poi dopo la prestazione vengono anche gol. Gara di recupero anche per il San Nicolò, che spugna il campo del Matelica per 0-1 a decidere il gol di Massetti al 91esimo, e per la squadra di Epifania è la prima vittoria del 2017. Il TG6 finisce qui e il prossimo appuntamento con l'informazione torna domani nell'edizione delle 14. Grazie per essere stati con noi.